La gestione del lembo linguale ricopre un ruolo importante nelle procedure di rigenerazione ossea. In questo video presento alcune mie osservazioni sull'anatomia chirurgica del lembo, sperando che possano tornare utili. Secondo la descrizione anatomica classica, il muscolo miloioideo ha origine sulla superficie mediale della mandibola, in corrispondenza della linea miloioidea, attraverso il suo tendine. In realtà, in area molare, si osserva che le fibre muscolari più superficiali originano più coronalmente rispetto alla linea e sono sprovviste di tendine, ancorandosi direttamente al periostio linguale. Uno scollamento a spessore totale in quest'area, sino alla linea miloioidea, permette di osservare l'origine di queste fibre alla base del lembo. In questa fase le fibre sono clinicamente poco visibili. A questo punto, esercitando sul lembo una trazione coronale e continuando con il gesto dello scollamento alla base del lembo stesso, si determina la lacerazione del periostio e la separazione delle fibre superficiali dal piano muscolare profondo. Il lembo in questo modo si coronalizza e le fibre muscolari diventano molto evidenti. Individuiamo così sulla superficie interna del lembo un'area periostata ed un'area non periostata. Il lembo si può quindi ritenere a spessore misto. Si fa riferimento al disegno dei lembi così come proposto dai vari autori in passato. Incisione orizzontale crestale in gengiva cheratinizzata dal dente più distale sino alla fine del processo alveolare. Attenzione al nervo linguale. Incisione di scarico distale a 45 gradi rispetto alla precedente, raggiungendo il margine anteriore del ramo mandibolare. Vestibolarmente e mesialmente, incisione intrasulculare che coinvolge uno o due elementi dentali e termina con un'incisione a mazza da hockey. Mesialmente e lingualmente, l'incisione crestale continua nel solco dell'ultimo dente sino al suo punto più apicale, per proseguire orizzontalmente per circa un centimetro in gengiva aderente. Evidenziata in rosso è la superficie ossea che viene esposta dallo scollamento del lembo linguale. Questa si estende dalla cresta sino alla linea miloioidea. Possiamo suddividere idealmente quest'area in due parti. Distalmente l'area molare, laddove sono presenti le fibre muscolari superficiali e risulta quindi possibile separarle dal piano profondo. Mesialmente l'area premolare, dove le fibre superficiali sono assenti.
Questo è il lembo linguale elevato a spessore totale, una striscia di tessuto lunga e stretta, la cui dimensione in senso apico-coronale è modesta nella mandibola trofica. In questo caso sono 6-7 mm in zona molare. Alla base del lembo possiamo notare l'inserzione delle fibre muscolari superficiali del muscolo miloioideo. Va da sé che un lembo periostato di queste dimensioni non può avanzare coronalmente. Quindi, nell'elevazione del lembo linguale a spessore totale, le fibre muscolari superficiali del muscolo miloioideo risultano poco visibili. Adesso passiamo da una situazione di spessore totale allo spessore misto, lacerando il periostio e separando le fibre superficiali dal piano muscolare profondo. Le fibre muscolari diventano pienamente visibili, quelle superficiali connesse al lembo, mentre quelle profonde inserite sulla linea miloioidea, separate tra di loro da una tipica linea di demarcazione. Un lembo così trattato si coronalizza di circa 10 mm, quantità sufficiente per aumenti di cresta orizzontali e piccoli verticali. Individuiamo così nel lembo due parti, un'area periostata, ottenuta dallo scollamento a spessore totale, evidenziata tra le due linee blu, ed un'area non periostata o muscolata, ottenuta dall'apertura delle fibre muscolari. È intuitivo quindi che l'estensione totale del lembo è maggiore della superficie ossea da cui esso viene scollato. Se necessario, è possibile incrementare la passività del lembo esercitando una trazione in senso coronale sullo stesso. Questa favorisce l'allungamento delle fibre muscolari superficiali e perfeziona la separazione muscolare. In questo caso sono stati ottenuti 20 mm di passivazione. 15 mediante la separazione delle fibre muscolari, più 5 mm addizionali dalla parziale applicazione della tecnica proposta dal dottor Marco Ronda, per il cui approfondimento si rimanda alla relativa pubblicazione.